Ecco, io vorrei partire appunto dal fatto di attualità che è una cosa abbastanza divertente e curiosa. Molti di voi conosceranno l'Avvenire. L'Avvenire appunto è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. E il 7 di agosto, domenica, all'interno dell'Agorà, che è un risalto culturale, hanno pubblicato un'intera pagina, completamente tutta la pagina, che è la pagina 24, contro il paganesimo e il Voi neopaganesimo. pensate che i vescovi non stiano ad ascoltare quello che facciamo? Molte cose che dice Ratzinger, le dice proprio prendendo spunto da questa trasmissione e dei siti internet, chiaramente. Però molte azioni che fa Ratzinger le fa in funzione e per bloccare questa trasmissione, per bloccare il nostro lavoro su internet. Sì. Se volete una prova di questo, scusa Francesco, so che Sono sto rompendo, Sì, però no, non c'è se problema. volete una prova di questo, io ho messo una pagina, L'amore cristiano in internet, una pagina che ormai è stata visitata da centinaia, cioè, direi migliaia di persone, sono quasi 2000 comunque letta. Ebbene, in quella pagina c'è una citazione del Pazzo di Nazare che dice: se fate quello che io voglio, vi chiamerò miei amici. E Ratzinger, proprio da quella pagina, ha detto: ma è normale che sia così? Tutti dicono: se fai quello che io voglio, sei il mio amico. Cioè, è papale papale. Cioè, per cui adesso Francesco vi leggerà Sì, dall'Avvenire. beh, diciamo Ah, se che volete far soldi, fate presto, eh. Fingete di essere i nostri amici, prendete un po' di dati. E quando sapete scrivere un pochino, vi vendete ai cattolici. Guarda, loro pagano, tranquilli. Vai, dai. Sì, no, difatti il fatto stesso poi che ci sia un accenno diretto a noi è. No, due ce ne sono. Sì, c'è un accenno proprio diretto in cui si dice, dice: non abito in campagna come in effetti dice, vorrebbe l'etimologia latina da pago sul villaggio, ma in città, anzi nelle metropoli, e poi hanno siti internet, stazioni radio e di conseguenza Allora, anche. abbiamo stazioni radio. Oh, scusate, non l'abbiamo detto, non giuro. Non abbiamo. Esatto. Francesco, cominciamo però dall'inizio. Sì, Allora, allora, no, cominciamo un era per attimino. dire, cioè, e poi c'è il discorso che Era, si cita la Federazione allora, il 7 Pagana. agosto viene fuori sull'Avvenire una serie di articoli relativi al paganesimo. Cioè, il giornale Avvenire, il giornale della CEI, fa questa serie di articoli. Uno di questi articoli è a firma di Massimo Centini. Massimo Centini. E vabbè, Francesco, se vuoi leggere cosa dice questo articolo, se no, se vuoi lo leggo Sì, io. leggilo pure a te Allora, così. dammelo qua perché io non ce Ah, non ce l'ho. l'ha, non Eh ce no, l'ha. non me, dovevo stamparmelo in internet, non ho visto la pagina. Allora, questo Massimo Centini. Vabbè, ma ce l'hai anche in prima, benissimo. Questo Massimo Centini fa questo articolo e scrive sull'Avvenire. Attenzione, parla dei pagani in generale, e questa è la cosa più divertente. Voi sapete che, vi abbiamo già detto, il mondo pagano, cioè quelli che si chiamano pagani, sono variegati, cioè ce ne sono di vari tipi. La Federazione Pagana è un'organizzazione, cioè è un insieme di persone che hanno degli intenti che poi ascoltate per radio, avete ascoltato ormai da 9 anni. Premesso che la Vai. Federazione Pagana è l'unica organizzazione che si dichiara religiosa pagana, cioè che Esatto. tutte le altre si dichiarano quando va bene culturali, quando va male Volontariato. Prova a volontariato. suicidarsi, va Cioè, bene. che è stato dato No, tanto da parrocchia, ma comunque. c'è ad opera di molti pagani tutta una serie di paure di manifestarsi verso l'esterno e di manifestare il loro sentimento religioso. Perché? Perché in questo paese, volenti o nolenti, c'è un'attività feroce di persecuzione ad opera dei cristiani. Che non è una persecuzione che ti pigliano, ti infilano i ferri roventi in culo come facevano qualche secolo fa, però è una persecuzione psicologica, è una persecuzione che è martellante, è una persecuzione che ti porta delle persone, cioè ti impegna dal punto di vista della vita fisica e ti danneggia in maniera estremamente grave. E tutte queste, con le remore ataviche che hanno praticamente le persone, viene a sommarsi un carico psicologico notevole nei confronti delle persone. Riuscire ad avere la forza per chiamare se stesse persone religiose, cioè noi stiamo costruendo l'organizzazione religiosa Federazione Pagana con tutti i nostri percorsi diversi, è una questione notevole, cioè è una particolarità che io, Francesco e altri pagani ci siamo assunti perché abbiamo deciso di farlo, ce l'abbiamo fatto come atto di volontà. Però in giro per l'Italia
molti gruppi non sono disposti a fare, cioè non sono in grado psicologicamente di fare questo, perché si sentono massacrati, vituperati, offesi, insultati. E spesso purtroppo la loro debolezza è una debolezza che si ripercuote anche sugli altri, perché tanto più una persona è debole, tanto più i cattolici ne approfittano, tanto più i cattolici massacrano. E è effettivamente un peso non indifferente. Per di più, il paganesimo, non essendo una religione codificata, se non per quello che ognuno fa per se stesso, esiste migliaia di modi per cui le persone si chiamano se stesse pagane, si rappresentano in pubblico e fanno quello che fanno, fanno quello che possono, fanno quello che sentono. D'altronde, sapete che l'inizio è sempre un momento di fragili equilibri, dove una persona viene fuori dall'educazione monoteista e cerca di costruire qualcosa di diverso perché sente il richiamo del mondo. E siccome non tutti siamo abbiamo la preparazione di Umberto Eco, abbiamo la preparazione culturale, non so, di Auger, o la preparazione culturale di, non so, di Dumézil, facciamo quello che sentiamo, cioè abbiamo un grande sentimento che ci lega al mondo, però abbiamo degli strumenti culturali che a volte sono migliori, a volte sono peggiori, per cui le persone fanno chiaramente quello che possono. Naturalmente i cattolici sono pronti a massacrare ogni volta che vedono una debolezza, in qualunque modo, compreso se uno predica l'omeopatia, perché ultimamente sta massacrando quelli che fanno l'omeopatia, fra le altre cose. Bene, in questo mondo variegato naturalmente c'è un po' di tutto. Chiaramente l'organizzazione più forte, cioè il gruppo più forte, è la Federazione Pagana, non c'è niente da fare. Anche perché lui si dichiara organizzazione religiosa. Esatto. E naturalmente questo è il centro che loro vorrebbero, che i cattolici vorrebbero demolire, e attorno c'è un universo, cioè c'è un corollario di molte centinaia di persone, perché bisogna dirlo questo, secondo me oltre a noi ci sono centinaia di persone. Queste centinaia di persone non è che non fanno niente, poverine, sono se stesse, fanno quello che possono, cioè fanno ciò in cui credono. Il fatto che queste persone facciano questo però ci aiuta anche a noi, tutto sommato, cioè in realtà tutto quanto supporta, e questo dà molto fastidio ai cattolici. Per cui questo è l'articolo adesso che vi vado a leggere, è quello che dice Massimo Centini. Vado, Francesco, sì, vuoi aggiungere qualcosa? No, dopo aggiungeremo dopo su Massimo Centini. Non abitano in campagna, come in effetti vorrebbe l'etimologia latina da pagus, villaggio, ma in città, anzi nelle metropoli. E poi hanno siti internet, stazioni radio, editano pubblicazioni e organizzano convegni. Sono i nuovi pagani. Almeno così si definiscono. Riuniti in federazione, ambiscono a una religiosità che di fatto è una sorta di insalata russa, dove è possibile trovare un po' di tutto, dalla cabala ai rituali nordici. E attirano adepti sempre più numerosi. Sarà una moda, infatti, oppure un colpo di coda della New Age, un modo per essere alternativi in un mondo in cui la ricerca di originalità e il desiderio di staccarsi dalla massa sono la condizione sine qua non di molte persone desiderose di sottrarsi al grigiore e all'opacità del quotidiano. Ma il neopaganesimo che ritracciamo su internet, nelle pubblicazioni quasi sempre prudentemente firmate con pseudonimi, o in altri ambiti delle comunicazioni o nelle riunioni, ha quasi sempre la chiara intenzione di andare contro il cristianesimo. Certo, c'è di tutto tra i cosiddetti neopagani, con i loro riti basati su un sincretismo antirazionale che usa il celtismo, presunto tale, come ingrediente per ogni manifestazione. Per esempio gruppi in cui tutto finisce in innocue mangiate e bevute, nostalgiche, danze attorno al fuoco e patetiche evocazioni dirette a una non meglio identificata dea che spazia dalle veneri paleolitiche all'ambigua Iside. Ma all'interno del neopaganesimo, che fa tendenza, vanno posti anche gruppi meno ingenui, che hanno la pretesa di ridisegnare a proprio uso le fasi della lotta contro l'eresia, trovando in un'antistorica icona della strega un punto di riferimento, fino ad evocarne l'immagine quasi si trattasse di una divinità. I canali di comunicazione dei neopagani e dei loro cloni, come gli adepti della vicca, antica espressione anglosassone per indicare stregone, maschile di witch, strega, danno vita a un mix fantasioso che, oltre ad essere privo di rigore filologico, propone personali interpretazioni della strega fino a farne una sorta di vittima designata, un'estrema partigiana della vera spiritualità contrastata dalla cattiva Chiesa di Roma. La maggioranza invoca un ritorno alla natura, considerata sacra, sulla base di una sorta di animismo inventato di volta in volta in relazione alle necessità del momento.
Si può tracciare l'identikit del neopagano? Non è un'impresa facile, poiché ognuno ha aspettative diverse. L'elemento comune è la certezza di aver riscoperto l'autentica radice della spiritualità, quella che le religioni avrebbero volutamente occultato e in passato perseguitato. In tanti siti, come i leader dei vari gruppi e soprattutto gli autori di libri vicca e simili, lasciano intravedere la possibilità che parlare con fati e folletti in fondo costituisca la normalità, naturalmente per gli iniziati. E poi c'è l'instancabile ricorso ad amuleti, meglio se celtici, erbe e non identificate tisane, per condire il minestrone falsamente spirituale che stordisce e soprattutto affascina chi è un esule alla ricerca di un punto di riferimento, forse di una figura carismatica, e colpisce che molti giovani, anche minori, qualche volta accompagnati dai genitori, non riescano ad andare oltre e si facciano illudere. Altro campo di azione di alcune diramazioni del neopaganesimo, che andrebbe monitorato con maggiore attenzione, sono i cosiddetti corsi, organizzati in vari ambiti, spesso in librerie specializzate in occultismo, dove si insegnano i segreti della ricca, la lingua del piccolo popolo, degli elfi, la magia. Anche qui il pubblico è giovane, femminile in particolare, troppe ragazzine che vorrebbero essere streghe perché affascinate dai serial televisivi sulle imprese di un gruppetto di giovani streghe, ma che non si rendono conto di essere vittime di un'illusione che persone più grandi di loro vendono, i corsi si pagano, allontanandole sempre più dalla realtà. Seguendo l'atteggiamento tipico di un romanticismo completamente slacciato da ogni base storica, i neopagani perseguono la retorica della medievalizzazione della leggenda con impostazione tipica del fantasy, fino a elevare fati, gnomi e folletti alla stregua di divinità pagane, pagane naturalmente, il tutto secondo il modulo relativista che contrassegna questo nostro tempo di sperimentatori dell'immaginario. La differenza fra i modelli proposti dall'attuale neopaganesimo e ad esempio il neopoliteismo colto, fra virgolette, di James Hillman, direttore del C.G. Jung Institute di Zurigo, è anzitutto di peso culturale. Da una parte ci sono i neopagani che sostengono slogan tipo «fai ciò che vuoi», dall'altro un tentativo di riuscire in qualche modo ad individuare le motivazioni inconsce poste alla base del desiderio di riconoscersi nei valori pagani, valori che si basano nell'ottica attuale sul rifiuto di tutte le regole e i dogmi, creando di volta in volta quello che si ritiene più idoneo in relazione alle bizze del comportamento. Oggi dunque il paganesimo, popolare o colto che sia, costituisce una sorta di non religione umorale che diviene un cavallo di Troia entro il quale inserire togliere quanto si vuole. L'assunto è riuscire a contrastare la Chiesa trovando ogni mezzo e occasione per accusare di oscurantismo il cristianesimo. Infatti, navigando fra i siti che intendono difendere il pensiero pagano e frequentando le chat che contengono varie speculazioni sull'argomento, si percepisce una continua, pesante, illogica mania di persecuzione. Ad arretta molti neopagani e cin, travolti dal loro bisogno di protagonismo, sembra che il resto del mondo non abbia di meglio da fare che osservarli, spiarli, ordire congiure contro la loro libertà. La perdita di contatto con la realtà si evince non solo da manifesti e proclami, ma anche dagli scritti che ingolfano la rete. I pagani non si fermano davanti a nulla. All'indomani della morte per suicidio dell'antropologa Cecilia Gattotrocchi, nota nemica di sette satanisti eccetera, non poche sono state le violente manifestazioni di esultanza. Uno meglio identificato Azrael, per esempio, ha sentenziato: ah, la professoressa Gattotrocchi, nota del redattore, invariabilmente mostrato di possedere una conoscenza dell'argomento non superiore a quella di Bozzo il clown. Veramente ne aveva molto meno, cioè secondo me gli ha dato anche di più. Poi Azrael assicura: è stata senza mezzi termini una dannazione per la già asfittica cultura italiana, ha trasformato l'antropologia in una barzelletta. Questo è vero, cioè, non lo diciamo noi, dico, è stato anche buono, insomma. Lo dice anche la polizia di Stato, non lo diciamo solo noi. Ecco, questo è tutto l'articolo di Massimo Centini.
Dimmi Francesco, sì, no, però per fare alcuni commenti anche io ne avrò bisogno. No, è meglio. Allora, praticamente cosa abbiamo trovato in questo articolo di Massimo Centini? Intanto una serie di farneticazioni, cioè nel senso che sembra quasi che questa, a parte i corsi a pagamento, chi se li fa, fa i corsi a pagamento, se li fa, se li paga, se li gestisce, e sono affari loro. Vi ricordo che i giovani, i cosiddetti giovani che sono andati a Colonia per il raduno del Ratzinger hanno sborsato parecchie centinaia di euro e nessuno ha detto niente. Pertanto lasciamo perdere queste leggende che si andrebbero monitorati, che è sempre il solito terrorismo del cazzo, il solito terrorismo alla Harris, abbiamo già visto con Antonello, abbiamo già visto con la Gatto Trocchi, abbiamo già viste queste campagne, ma loro fanno il corso, si fanno pagare 300 euro, dicono di fare magia, sono affari loro, cioè nel senso che nessuno ti estorce qualcosa, se uno ti dice io le conferenze le faccio gratuitamente perché io ho scelto di farle gratuitamente, ma questo non significa che ci sia non ci sia un lavoro dietro, un costo fisico, un costo psichico, un costo di stampa, un costo di trasferimento, io la benzina devo pagare, la carta la devo pagare, il computer lo devo pagare, l'impegno lo devo pagare, i libri che compro per documentarmi li devo pagare, cioè quando io faccio una conferenza in realtà ho un sborso di spese che è altissimo, il fatto che io lo faccio gratis è una mia scelta personale, ma non è che non ci sia un costo per fare tutto quello lavoro. Per venire qui in radio Francesco si è fatto 80 km in automobile, 80 km per andare. Voi provate a vedervi 160 km e con la benzina quanto vi costa adesso, che sono a 1,30 euro, a vedere quanto spende Francesco per essere qua a parlare mezz'ora, un'ora con i radioascoltatori. Cioè questi costi cosa sono? Francesco è un idiota che mette fuori i soldi gratuiti. Francesco lo fa per passione e sono dei costi. Per fare delle cose, Francesco si è preso una mezza giornata di ferie e quello è un costo. Quindi Claudio, io vorrei aggiungere una cosa, cioè, che Massimo Centini è il classico che sputa nel piatto dove mangia. Perché, ecco, ti faccio un esempio molto semplice. Io ho conosciuto Massimo Centini al secondo convegno VIC. Il secondo convegno VIC costava 70 euro a partecipante. Cosa costava 70 euro a partecipante? Significava che tu avevi a disposizione un castello per due giorni, completamente riservato per fare le conferenze, in cui ti veniva garantito due pranzi e una cena. Niente. Ecco, cioè, di conseguenza, e tenendo conto che con questi 70 euro si pagavano anche le spese di partecipazione di Massimo Centini. Cioè, nel senso che i relatori che venivano lì, e non è che ci fosse solo Massimo Centini che parlava, c'erano 7-8 relatori che venivano lì a parlare, cioè autori anche affermati, conosciuti, docenti anche universitari, tra cui è venuto anche Massimo Centini a parlare della caccia alle streghe. E certo no, Massimo Centini non è venuto certo con grande pagamento, è venuto ripossandogli le spese, però le sue spese, come quella degli altri 6-7 personaggi che sono venuti a parlare, autorevoli, in gamba, capaci, logicamente rientravano in quelli 70 euro. Si parla di, qua prendono in giro, cioè di conseguenza lui ha partecipato a questi convegni a pagamento, ma 70 euro per due pranzi, una cena, più il pagare appunto i relatori, cioè dare un compenso ai relatori, penso che sia una cifra ridicola, tenendo conto che poi erano convegni a numero chiuso, cioè che il massimo era a 50-60 persone, di conseguenza certo se tu fai un convegno con 1000 persone puoi chiederne meno, ma le spese sono quelle. E quando lui parla, ad esempio, qua il Corriere, certo, l'Avvenire parla di 300 euro per fare i druidi, ma in realtà Sacri Fuochi dura 8 giorni. Infatti. 8 giorni, 300 euro, che viene garantito il vitto e l'alloggio, penso che sia una cifra a trovare ridicola, sia semplicissimo. Tenendo conto che appunto al secondo convegno Vicca lui era presente, cioè lui era lì, ha fatto relatore. Tanto ha fatto un intervento, tutto sommato, che era anche accettabile dal punto di vista storico. Ha detto una frase che per me chiaramente dimostra, sai, molte volte si dicono che gli inquisitori erano malati, si dicono che gli inquisitori erano deviati. Lui, Massimo Centini, ha detto, e ho la registrazione, perciò non c'è problema, che il problema in questi inquisitori è che loro credevano nelle panzane che dicevano. Cioè, l'ha detto Massimo Centini, quando dicevano che la strega si trasformava, loro ci credevano.
E lui ha fatto un'elencazione delle persecuzioni fatte, delle vittime che sono state tranquillamente a questo convegno a Vicca. Adesso non so se lui usa due pesi e due misure, se viene invitato e retribuito a un convegno a Vicca, parla in una certa maniera e poi quando scrive sull'Avvenire scrive in un'altra maniera. Sull'Avvenire? Sull'Avvenire. Premesso una cosa, io durante il convegno ho parlato con Massimo Centini, abbiamo avuto occasione di chiedere. Tra l'altro io gli ho detto, visto che tu ti occupi di queste tematiche, visto che sei invitato a un convegno a Vicca, saremmo ben contenti che tu potessi intervenire in radio. E lui mi diede una risposta interlocutoria e svicolò via comunque dall'argomento. Detto, gli chiesi il numero di telefono, l'email, ci risentiremo. Poi i motivi non sono più risentiti. E una cosa che lui disse è che lui non aveva una visione religiosa. Lui disse che l'unica roba che gli interessava era l'anticomunismo. Io ho detto, non è un problema nostro, ho detto, perché noi siamo una realtà religiosa in cui non ci scriviamo politicamente o in maniera partitica, in cui persone di ogni visione politica possono partecipare, perciò con noi questo problema non si pone. Il problema di Massimo Centini nel 2005 era, anzi nel 2004 scusate, era l'anticomunismo. A me non mi risulta che esista l'armata rossa pagana o i soviet dei pagani. Di conseguenza il fatto stesso che faccio un articolo del genere, tenendo conto che poteva benissimo avere tutta una serie di riferimenti, perché le persone che fanno la realtà pagana li poteva contattare e conoscere. Ci siamo trovati a un convegno, avevamo parlato per parecchio tempo assieme privatamente a quattro occhi io e lui, non gli mancava la possibilità. Però fatto sta che l'Avvenire è il giornale della CEI, e il giornale della CEI è sicuramente un giornale che ha un fine ben chiaro, quello di mantenere la follia criminale di un Gesù Cristo. E scrivendo su questo, anche perché tra l'altro la cosa che lui mette in critica è che noi pagani avremo una visione cattiva della Chiesa di Roma. Cioè, non è che noi abbiamo una visione cattiva, li riconosciamo i meriti che hanno avuto. Certamente mai nessun pagano penserebbe di fare l'Inquisizione e di bruciare sul rogo milioni di persone. E noi riconosciamo la Chiesa Cattolica di avere questa capacità. Non è che è stata cattiva, ha fatto la sua natura, cioè nel senso che non esiste. Se lui dice che noi diciamo che è cattiva la Chiesa Cattolica, pensa che esiste una Chiesa Cattolica buona, sì. Ma per noi non esiste una Chiesa Cattolica buona, non esiste un cristianesimo buono. Tutto l'articolo è stato organizzato in un modo abbastanza preciso, che ha una funzione, che è quello di un attacco alla Federazione Pagana. Perché in realtà esistono due cose, esistono anche altre cose, due cose che sono centrali in quell'articolo. Cioè, i pagani che manifestano il loro pensiero per radio, che hanno siti e hanno siti internet, no? E che sono organizzati in federazione. Cioè, queste sono le due cose che Massimo Centini afferma come oggetti, cioè afferma che si sono organizzati come federazione e che parlano, che manifestano pubblicamente il loro pensiero, e sono due cose che lui non può assolutamente attaccare. Cioè, non può assolutamente. Cioè, se io ho manifestato il mio pensiero e il mio pensiero è debole, cioè tu sei in grado di vedere delle crepe nel mio pensiero, non fai altro che analizzarlo e attaccarlo. Cioè, io faccio presto, leggo un Vangelo della Chiesa Cattolica, vedo dove sono le infamità, vedo dov'è l'infame, il criminale, il Gesù di Nazareth, e dico, questo Vangelo, il buon samaritano, preso dalla Chiesa Cattolica, è un atto criminale, che ha delle finalità di eversione dell'ordine costituito. Non c'ho problemi, l'ho messo in internet, migliaia di persone sono venute e se lo sono lette, nessuno lo ha mai contestato, per cui è un oggetto reale. Se Massimo Centini trovasse in quello che noi diciamo, in quello che noi facciamo, in quello che noi scriviamo delle cose analoghe, chiaramente lo farebbe. Ma quando non ci sono la possibilità di analizzare il pensiero di un altro e di opporre qualcosa al pensiero di un altro, a questo punto si attacca la forma delle persone. E attenzione, la citazione secondo cui noi parliamo in radio, abbiamo siti internet e ci siamo organizzati in federazione, sono cose assolutamente inattaccabili. E allora con cosa le attacca? Con cose perifere, con le illazioni. Laddove non ci sono informazioni si usa le illazioni. Esattamente la stessa operazione che faceva la Gatto Trocchi e che faceva anche il Maurizio Antonello, che sono suicidati. Cioè, in pratica si suppone
che esistano delle intenzioni o suppone che esista qualcosa di segreto su cui proiettare delle fantasie ed eccitare le emozioni magari più o meno perverse delle persone. Per cui il ragazzo Trocchi andava a parlare di 500.000 satanisti, Don Mazzi andava a parlare di 20 bambini sacrificati ogni anno a Satana, roba di sto genere. Cioè praticamente tutte queste persone, Don Mazzi era, no? No, Don Benzi, scusate. E, cioè, esistono tutte queste operazioni che sono operazioni di devastazione culturale, servono per distruggere il sistema sociale nel quale noi viviamo, e quello di Massimo Centino non è altro che la stessa cosa. Chiaro che Azrael ha detto quello, ma io ho detto cose 50 volte peggiori sul gatto Trocchi e Massimo Centini non le può neanche sfiorare. Tenendo conto che quello che abbiamo detto è ascoltabile in internet. Cioè è ascoltabile su internet, l'abbiamo detto per la radio, lo abbiamo scritto, sì. Ed è dimostrato. Ed è dimostrato che la Polizia di Stato, sì, spesso era presente. Scusa, poteva, se voleva, ma non poteva, non potesse citare un pseudonimo Azrael, sì, un nickname, citava un nome e cognome, o due nomi e cognome, io e te. Fra le altre cose, proviamo anche a metterci anche in questo. A un certo punto dice, quasi tutti i pseudonimi, no? Esatto, allora, sì. Io ho in internet qualcosa come 500 pagine, 600, una cosa del genere, ormai è una roba, ho perso anche i conti. E sono quello che sta intasando internet, perché in effetti qualcuno mi ha detto, guarda, vieni fuori dappertutto, cioè le mie pagine con qualunque tipo di ricerca, anche ponendo in Google le parole più assurde, vengono fuori le mie pagine, magari non è la prima, seconda, la terza, ma vengono fuori. Cioè, i ragazzi ormai studiano i 10 comandamenti leggendo le mie pagine, cioè siamo arrivati ormai a questi livelli. Perché? Perché ho caricato molto, cioè ho lavorato moltissimo tutto l'anno, non perché abbia fatto qualcosa di particolare, ho semplicemente lavorato e ho lavorato seriamente, e alcuni motori di ricerca premiano quando ci sono delle cose sostanziali piuttosto che delle stupidaggini. Ogni mia pagina ha nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e mail. Che cosa devo metterci ancora, esatto, per dire che non sono anonimo? Cioè, oltre a mettere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, devo metterci qualcos'altro. Beh, sono le fotografie. Sono le fotografie. Abbiamo messo le fotografie. I diritti, abbiamo messo tutto. Per dire. Ah sì, aspetta, un'altra cosa che mi fa venire in mente. A un certo punto parla, sì. Come fanno i riti questi, la frase? Sì, che vanno a finire, dunque, vediamo... riti che vanno a finire in grandi mangiate, cose del genere. Sì, ma dice anche patetiche. No, per esempio, gruppi in cui tutto finisce in oche mangiate e bevute, nostalgiche danze intorno al fuoco, patetiche invocazioni. Esatto. Allora, il problema è questo. Se noi facciamo sacrifici umani con la Vergine, a questi qua gli vengono fuori le bave dalla bocca e scrivono quello che vogliono. Quando invece fai dei riti religiosi, e chiaramente sono riti, sì, che travolgono la struttura emozionale delle persone, non puoi fare un filmato o delle fotografie sul travolgere la struttura emozionale delle persone. Non si possono fare filmati sulla magia. Cosa resta del filmato? Resta la rappresentazione, la documentazione del rito, ma resta la documentazione formale del rito, la documentazione estetica del rito, non la documentazione della magia dei nostri riti. Per cui cosa rimane quando io presento i miei riti in internet, metto le fotografie e metto i filmati? Non rimane il travolgimento delle passioni, non rimane l'amicizia che c'è nel rito, non rimane la discussione, perché voi le discussioni non le trovate, non rimangono le evocazioni e il sentimento che noi ci mettiamo nelle evocazioni, rimane la forma estetica del rito. La forma estetica del rito si può interpretare come si vuole, sì. Sono X idioti che girano attorno a un fuoco. Sono X idioti che stanno mangiando attorno a un tavolo, sono X idioti che stanno suonando un tamburo, sono X idioti che stanno facendo un'invocazione, sono X idioti in un campo che stanno quello che volete, capite? Per cui a cosa resta? Resta ciò che legge la persona esterna, ma lo legge a seconda del proprio modo di vedere. Se vuoi sputtanare dici una cosa, se non vuoi sputtanare ne dici un'altra. Ed è quello esattamente. Chiaramente se avessimo avuto la Vergine nuda da sacrificare,
Certo, si vedeva nelle immagini, però non ci possono dire che noi sacrifichiamo la Vergine nuda, e questo li scoccia. Maurizio Antonello andava a dire che i satanisti si allenavano in Germania negli obitori a colpire nei punti vitali delle persone. Cioè, ci rendiamo conto quanto era fuori di testa, sto individuo dopo si è suicidato, poveraccio, ma era effettivamente fuori di testa. Ebbene, noi non colpiamo nei punti vitali le persone, non ci si può sputtanare dicendo che facciamo sacrifici umani o sacrifici animali, non lo possono fare. E allora cosa dice? Cosa dice? Patetiche danze attorno al fuoco. Sì. Grazie. No, ma se non altro non ha detto che facciamo sacrifici umani, Francesco. E d'altronde sai, qua hanno attaccato tutti, cioè si sono tirato dentro la New Age, hanno tirato dentro la Vicca, ma proprio in sostanza, se noi andassimo a vedere quello che viene contestato, ma se noi prendiamo le preghiere profonde, i ritiri spirituali dei cristiani, l'autoflagellazione, quelli a Manila che si crocifiggono, no, andiamo avanti. No, ma se noi prendiamo soltanto rimaniamo nel campo italiano, rimaniamo in Italia. Cioè, voi pensate tutti i gruppi di preghiera, la preghiera profonda, tutti quanti i ritiri, i digiuni, la spiritualità complicata, la psicopatologia che ci sono nei ritiri spirituali italiani? Cioè, lì c'è veramente da preoccuparsi, cioè il fatto di fare il deserto, cioè delle cose terrificanti. Scusa, di fronte a una cosa mostruosa come quella, perché pensate ad esempio tutte quante le strutture che ci sono, tutte le realtà, perché io voglio ricordarvi un fatto molto semplice. Un ex vescovo di Vicenza, Pietro Nonis, parlò di una santona cristiana che c'era nell'Alto Vicentino. Il giornale riportò che esorcizzava i bambini. Il vescovo Nois lo riportò come un fatto folcloristico, che non doveva farlo, sì, che non era né nei regole dei canoni cristiani, però non gli preoccupava del bambino portato dai genitori a essere esorcizzato. E cosa c'è di male se qualcuno dice che è meglio parlare con i folletti, con le ninfe? Io penso che dal punto di vista dell'educazione del bambino sicuramente è migliore. Penso che un bambino che si dice guarda che ci sono le ninfe, i folletti, gli gnomi, cresca decisamente meglio rispetto ai genitori che lo portano a essere esorcizzato. Però sicuramente è scandaloso, vergognoso, è una mostruosità che qualcuno dica pensate alle ninfe, agli gnomi. Però fare esorcizzare i bambini è la cosa più pratica, sai, crescono meglio, hanno un carattere migliore, sono più docili. A un certo punto sputana anche Ilman, tutto sommato. Sì. La differenza che c'è è un po' più colto quello, state più ignoranti. Cioè, è bellissimo, cioè, sì, ma cioè, dalla Vicca a Wilman, cioè, tutti li ha tirati in ballo. Sì, quello che ha potuto ha tirato in ballo. Sì, tenendo conto che poi tra l'altro, cioè, il problema è anche questo qua. Se noi dovessimo pensare anche a tutte le iniziative a pagamento che fanno le parrocchie, ecco, facciamo un esempio stupidissimo. E lui dice che i corsi si pagano. Ma volevo parlare di quello che è successo nel mese di agosto in Italia, in cui il nostro governo si è preoccupato dei cittadini. Allora, ci sono state delle sentenze, ci sono state delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate che hanno detto che un ente religioso che affitta una sua struttura per fini commerciali deve pagare l'ICI. Il governo, pronto, ha fatto un decreto legge all'inizio di agosto, quando gli italiani erano in ferie, hanno detto che se anche l'ente religioso affitta un suo edificio per un'attività commerciale è esente da ICI. Allora, chi è che paga il mancato introito dell'ICI ai comuni? Il comune si troverà sicuramente ad aumentare le aliquote ICI dei poveri cittadini che pagano l'ICI o no? E loro fanno gli affari. Sì, però chi ha protestato? L'Avvenire non ha certo protestato di fronte a questa ingiustizia, perché l'Agenzia delle Entrate dice un ente, se è un ente religioso e fa un'attività che ha fine di culto, è esente da ICI. Bene, se un ente fa un'attività commerciale in un suo edificio, paga l'ICI. Il governo corre subito a porre la pezza e nessuno nei partiti politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ha detto questo è un danno dei cittadini. Questa cosa delle entrate viene fuori con i cosi, con Scientology. Sì. Infatti, dopo che Scientology è stato riconosciuto come gruppo religioso, che figurati la Corte d'Appello di Milano è andata fuori di testa perché non voleva riconoscere come gruppo religioso, però la Cassazione ha detto che questo è un gruppo religioso. E si crea un'altra sentenza dopo, no? Perché Scientology metteva tutta una serie di cose a pagamento, cioè aveva un'attività commerciale. E la Corte di Cassazione ha detto se c'è attività commerciale paghi le tasse.
E questo valeva anche per la Chiesa cattolica. Qualcuno ha voluto metterci una pezza. Sì, ma fatalità, il decreto legge deve essere del 6 o del 7 di agosto, lo stesso giorno in cui l'Avvenire ha pubblicato l'attacco ai pagani. Cioè, sai, il caso non esiste, fatalità voluto. Cioè, pensate questo. Allora, di conseguenza, quando una struttura religiosa fa attività commerciale, lo fa a danno di tutti i cittadini. Perché se una persona vuole andare come me, voglio andare al convegno Vicca di Biella, come andrò ad esempio il primo di ottobre, mi pago i 70 euro, so che ci sono delle persone che lo fanno gratis, che si impegnano, e che alla fine è una cosa che ci troviamo a fare 50-60 persone, facciamo le cose nostre, che non pesa su nessuno, assolutamente nessuno. In realtà, quando una struttura religiosa cristiana fa attività commerciale, non paga neanche l'ICI. Cioè, allora, di conseguenza, cioè, vediamo... Cioè, i cittadini in pratica. Sì. Ora, chi va a un... E tenendo conto che quei 70 euro che si paga per il convegno Vicca di Biella sono anche andati a Massimo Centini come un rimborso spese. Va bene. No, sì. È bene riuscire a capire come un'azione può essere giocata o può essere interpretata secondo chi fa comodo, per come fa comodo, però chiaramente questo avviene soltanto a livello di propaganda. Ricordate che se queste affermazioni qua Centini le avesse fatte davanti a un magistrato che deve applicare la legge, gli avrebbero riso in faccia, sputato in un occhio e massaggiato pure, perché non hanno nessun valore, cioè sono solo pure semplici illazioni condite insieme per offendere il sentimento religioso, il sentimento delle persone. E torno a ripetere, la cosa che fa ancora più rabbia è che offende il sentimento di persone fragili, cioè di persone che effettivamente hanno una percezione della vitalità del mondo e stanno tentando di entrare in collegamento col mondo, perché non lo farebbe mai né con me, né con Francesco, né con altri pagani, perché si prenderebbe tutte quelle parole che gli altri non gli dicono. Per cui, anche se noi siamo fuori con nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, non osano neanche muoversi, non osano fare assolutamente neanche citarci, perché ogni volta che viene fuori un articolo del genere per me significa 1000 visite sui siti. Sì, ma poi tra l'altro, cioè, se anche volevo citarci in negativo su Agato Trocchi, c'erano quello che ho scritto io, quello che hai scritto te, che era lì bello, visibile, cioè che addirittura alcuni mi hanno criticato, non si può parlare così di una morta. Ho detto vabbè, perché se no, una muore rimane stupida sempre. In effetti c'è una regola, cioè non si può non solo non parlare male del morto in se stesso, no? Cioè, a sì, parte le ricerche storiche e tutto il resto, come non si può parlare tirar fuori vicende personali o anche vicende di reati che ormai sono in prescrizione e appartengono ad altre cose. A tutto questo, questo è vero che non si può fare questo, cioè non si può fare, non per legge, non si fa per etica, consuetudine, per consuetudine. Quello che però viola questa regola, c'è un'altra regola che è superiore a questa, cioè quando il morto oppure l'antico reato, no, che uno è stato fatto, viene a reiterare una continuità in questo momento. Cioè, quello che ha fatto l'Agato Trocchi non è morto con l'Agato Trocchi, è continua in questo momento. Cioè, l'odio religioso, la diffamazione, la persecuzione delle persone sta avvenendo in questo momento, e l'Agato Trocchi è all'interno di tutto questo. Certo, l'Agato Trocchi è morto, però i suoi lacchè, la sua feccia, per esempio, è mia opinione che Massimo Centini stia tentando di prendersi il posto da Gato Trocchi. In fondo è un posto abbastanza ambito, apparizioni televisive, soldi, insegnamento all'università pontificia, lui ha i titoli e sono soldi, insomma, sono soldi, sono carriera, esposizione personale. Sì, ma tenendo conto che c'è una differenza, che Gato Trocchi è sempre stato in ambito cattolico, Massimo Centini, soprattutto in ambito Vicca, era molto considerato. Ma anche Pera era un antico, cioè... Si fa, insomma, capisci? Io sospetto questo, però chiaramente è una mia opinione, lascia il tempo che trova, anche se l'articolo, più che un'opinione, è una mezza certezza. Però ti dico, si può e si deve continuare a ricordare certe cose, anche se la persona è morta o anche se le cose sono vecchie, quando in questo momento sono in corso, cioè quando in questo momento quelle cose danneggiano ancora. Finché l'Ares non cesserà l'attività di diffamazione, attività di terrorismo sul territorio, Maurizio Antonello è responsabile comunque, anche se da morto,
di questa attività di terrorismo sul territorio e di diffusione dell'odio religioso. Questo deve essere chiaro, perché lo ha fatto in passato e gli altri continuano adesso. Sì, no, la cosa che poi tra l'altro mi ha meravigliato, ma forse sono stati colpiti, è che moltissime delle realtà della Vicca avevano un rapporto personale, cioè quasi tutti i gruppi Vicca italiani avevano un rapporto personale con Massimo Centini, perché lo consideravano un maestro di pensiero, un esempio positivo. Infatti quello che ho notato proprio è stata la mancanza di reazioni, cioè, nel senso che per me hanno avuto, a parte pochi Vicca che sono nostri amici, che sono corazzati, perciò questo non gli crea problemi, però quelli che soprattutto che fanno le sezioni di volontariato non hanno neanche reagito, non hanno neanche commentato, proprio perché per me non se l'aspettavano. Ma d'altronde noi abbiamo sempre detto, scritto, affermato che lo scontro non è uno scontro semplice, è uno scontro secolare. Se si deve parlare di scontro di civiltà, è questo lo scontro di civiltà tra paganesimo, politeismo e dall'altra parte monoteismo, e di qui non si scappa. Perciò è pensabile che persone che si occupano di questi argomenti solo perché sono anticomunisti e non hanno una visione culturale di un certo tipo o non hanno una visione religiosa, sicuramente sono più disposti a servire la Chiesa Cattolica. Sì, vabbè, poi ci sarebbe un altro miliardo di cose da dire, cosa vuol dire essere anticomunisti, insomma, o essere comunisti, sì. Cioè, no, ecco, sempre lì, no? Un'altra cosa, un altro individuo che tra l'altro ci ho avuto anche occasione di parlare personalmente un paio di volte è Claudio Risè, che è stato all'interno di questo, diciamo, circo. Cavolo, sono già... Siamo verso la fine della trasmissione, sì. Aspetta, andiamo via le telefonate. No, dai. Riserva la prossima volta. Il prossimo giovedì io non ci sarò, ho il turno purtroppo micidiale, e Francesco se lo riserverà, così... Sì, visto che ci ha avuto occasione di sollevare proprio il problema del cristianesimo, Claudio Risè, e la sua intervista, diciamo, è ancora... fa parte proprio di questa pagina da circo proprio che ha fatto l'Avvenire. Proprio perché per le dichiarazioni che ha fatto. Sì, io vorrei ricordare Claudio Risè, io ne ho avuto occasione di discuterne con lui a un convegno che era presente personalmente a Verona in privato, e gli ho fatto una domanda pubblica sul cristianesimo a Vicenza durante una conferenza. Però che vada ad attribuire al paganesimo una vocazione consumistica, non so dove l'abbia vista, perché sinceramente non mi risulta che ci siano campagne pubblicitarie pagane, non mi risulta che ci siano prodotti pagani, e se dovessimo parlare di consumismo penso che basterebbe guardare cosa è successo soltanto col Giubileo, col marchio del Giubileo, in cui qualsiasi cosa poteva avere il marchio del Giubileo purché una percentuale degli incassi fosse destinata alla Chiesa Cattolica. Perciò questo consumismo spirituale non so dove lo veda, anche perché Claudio Risè, io gli ho sempre contestato un'affermazione. Io mi ricordo che il primo a parlarmi di Claudio Risè fu un tipo abbastanza strano che conobbi, immagino, un convegno nella zona di Trento. Ciò che mi parlò in maniera entusiasmante di Claudio Risè, al che vedete che mi espresse, mi sembrava abbastanza poverello per essere buono. Poi ho scoperto che questo tipo fondò la Guardia d'Onore di Benito Mussolini, quello che mi parlava di Claudio Risè, tipo che ho conosciuto. Ma claro, allora prendo un libro di Claudio Risè, e Claudio Risè ha la teoria del maschio selvatico. Dico, vabbè, vediamo il problema dell'identità maschile nella società che esiste. Ma mi cita come esempio di maschio selvatico un San Francesco d'Assisi. Perché? Sai, non so dove posso usare. Dice che la massima espressione di maschio selvatico è San Francesco d'Assisi. Da qui sono sorte quante le mie perplessità, perché ci ho detto, vabbè, ci può essere un fans di Claudio Risè che è stupido, e sono tanti fans stupidi, ma che poi un Claudio Risè che si propone di affrontare la tematica dell'identità maschile in un contesto culturale, mi citi come San Francesco come massimo esempio, ne ho già, quando sto parlando di San Francesco, ho una forte antipatia per quel tipo, proprio perché è uno di tanti mostri dipinti da santi e da brave persone. Però, insomma, è che mi lasciò perplesso. Fatalità, lesse, mi sembra, sulla Repubblica, durante la campagna sul referendum sulla fecondazione assistita, che Claudio Risè rientrava nella categoria dei neoconvertiti assieme a Giuliano Ferrari e al Marcello Pera. E poi abbiamo detto tutto. Ne ho convertito a maggio e lo troviamo sull'Avvenire ad attaccare il paganesimo ad agosto. Perfetto. Sì, ma ti dico, a parte il fatto che abbiamo già una storia di neoconvertiti alle spalle, insomma, gente che è venuta, che è andata via, che ci ha sputtanato. Sì, ma
È normale, diciamo così, e poi fa parte anche della, di come si sviluppa il paganesimo, capisci? Cioè, sì, no, ma io gli dissi personalmente, ma come fa a considerare l'esempio di maschio selvatico San Francesco? Cioè, se andò via non mi rispose. Mi sembra ovvio, scusa. Sentite, allora, abbiamo soltanto pochissimi secondi per le telefonate, 049-700-700 e 049-700-838, per cui se volete potete anche non telefonare, non è un problema. Pronto? Ciao bello! Ciao ciao ciao! Ho detto, niente, maschio selvatico, perché sarebbe che sarebbe ancora anche San Francesco. Ho un po' di fatica a rientrare nel maschio San Francesco. Sì, no, appunto, perché siamo persi. Beh, comunque, ho qualcosa. Sì, no, io ne ho parecchi, ho diversi libri con la sua dedica personale, se vuoi. Sì, no. No, comunque, tutto, diciamo, bisogna prendere qualcosa, un po' qua, un po' là, e poi fare una scelta, fare una cerchita. Sta attento, sono Repubblica di Sabato, gratuito. No, sono... A proposito di cosa? Il segreto pagano dei cristiani. Sì, ce l'ho, ma come fa? Cioè, hai sentito la trasmissione quanto era densa? Sì, sì. No, non ci stava dentro, sì, ce l'ho, il segreto pagano dei cristiani. Penso sì. Che parli delle faccende di Rimini, la riunione di Rimini, che se cosa, come si chiama, Gianno Canfora che... Sì, bada, c'ho anche quello, c'è, cioè, sì. Dopo c'è oggi, ora lo scimpanzé ci somiglia di meno, è sempre riferito a Darwin, questione di Darwin. Il Papa ha detto che bisogna fare più figli, beato chi fa figli da giovane. Il Papa critica il caso demografico, nazioni senza futuro. Sì, è la guerra che il Vaticano sta facendo all'ONU, no? E dopo che dà ancora all'effebre e se dà ancora... Sì, ma tanto... sulla campagna demografica basta pensare che ci fu l'unica posizione fatta da musulmani, cristiani ed ebrei alla conferenza della demografia del Cairo del 90, se non sbaglio. Sì, beh, più gente, più miseria, no? Tengo conto più che miseria, più controllo, più ignoranza. I leader islamici al Cairo nel 90 dichiararono, conferenza sulla demografia, la nostra posizione è quella del Vaticano, lo dichiararono i leader islamici presenti, perciò insomma... sai, la religione monoteistica è unica alla fine. L'importante è far miseria. Più miseria, più controlli la gente. Più controllo e più potere. Esatto. Esatto. E poi c'è il disco di Festo qua sull'inserto del Corriere. E dice misteri, gli ideogrammi non ancora decifrati del disco di Festo che dovrebbe risalire al 1500 a.C. Cioè, i geroglifici li usiamo ancora oggi per cercare in internet. Dopo che c'è qua che ha parlato di metici, sa che... Sì, beh, ormai ho visto... Mario, niente, tutto qua, dopo che uscito sul caos dei discepoli di verità, senza misericordia, come il cardinale Joseph Ratzinger è diventato Papa Benedetto XVI. Sì, esatto, sì, caos ne ha fatto un libro. Però siccome io ho tutti quanti i CD della Repubblica di 20 anni, ho più documentazione io che un libro di caos, insomma. Sì, anche perché su Papa Benedetto, sotto qua, ne è uscito uno prima della malatempora, sono libri più semi, sì, però è, diciamo, una carta di identità più, insomma, la mala tempora una casa di sì. Va bene, questa è anche a causa, non è necessaria, insomma. Certo. Va bene che sei Yuri che lo scrive, insomma, di sempre di verità, è sempre Yuri, insomma, ecco, perché... Va bene. Perfetto. Ok, Ivano. Chiudiamo qui. Ciao bello. Ciao ciao. Sì, beh, visto che siamo chiudiamo la trasmissione qui in questo momento. Io vi ricordo. Domenica 4 di settembre, Cittadella, alle ore 16 c'è la manifestazione intorno al muro di Cittadella.
Noi saremo presenti con lo standard della Dereizia, chi vuole partecipare può benissimo venire ad esserci. E la festa appunto dei Veneti comincia domenica 4 settembre alle ore 10. Ci sono stand gastronomici, stand vari, insomma, che potete visitare. Ecco, cioè, molto sì, nel senso che cioè, poi ci sarà dopo la manifestazione ci saranno concerti, cabaret, spettacoli, tutta una serie di cose che vi consiglio di vedere. È una bella festa, è un'occasione di vedere molte cose che difficilmente potete trovare assieme. E chi vuole manifestare, c'è bisogno anche di manifestarsi. Chi vuole considerare la manifestazione come una camminata intorno alla cittadella può farlo. Noi saremo come pagani, saremo presenti con la Dea Reitia e sfiglieremo nella manifestazione. Perciò appuntamento domenica 4 di settembre a Cittadella. Ciao a tutti. Ciao ancora e a risentirci. Io non vedo ancora il Visa, intanto mandiamo un po' di pubblicità.